Sul tavolo della giunta regionale è arrivato il testo con le nuove addizionali IRPEF per l'Umbria ed è stata approvata la proposta dell'assessore al bilancio Fabrizio Bracco, una rimodulazione dovuta alla legge nazionale che obbliga le regioni ad adottare criteri di progressività nelle aliquote, vale a dire che chi più ha più percentuale del proprio reddito deve pagare, così come avviene per l'IRPEF nazionale, mentre fino ad ora l'Umbria aveva adottato un criterio proporzionale. In questo caso è stata riequilibrata con un leggero alleggerimento per le fasce più basse e un appesantimento per le fasce più alte, in particolare per l'ultimo scaglione di reddito. Però sostanzialmente c'è un'invarianza fiscale. Dunque, a differenza degli anni scorsi, l'imposta verrà ora calcolata in modo progressivo sulle quote eccedenti i tetti dei singoli scaglioni. In questo modo risulteranno beneficiati coloro che dichiarano un reddito fino a 30.000 euro l'anno e che rappresentano circa l'80% del totale dei contribuenti. In questo quadro saranno i contribuenti con un reddito dichiarato superiore ai 75.000 euro a sostenere il peso maggiore della rimodulazione delle aliquote. L'addizionale regionale IRPEF è stata modulata rispetto all'aliquota di base vigente. Secondo scaglioni di reddito, fino a 15.000 euro annui non si registra alcuna maggiorazione. Da 15.000 a 28.000 euro la maggiorazione è pari allo 0,40%, dai 28.000 ai 55.000 euro è dello 0,45%, dai 55 ai 75.000 euro sarà pari allo 0,50%. Infine, oltre i 75.000 euro la maggiorazione sarà dello 0,6%. Cioè, semplicemente una rimodulazione delle aliquote in modo tale che sia più progressiva, semplicemente tesa ad una maggiore equità, una maggiore progressività dell'aliquota e nell'invarianza fiscale, proseguendo una linea che è quella della Regione dell'Umbria, che tiene in tutti i settori, no, cioè le tasse al minimo. In merito, la Presidente della Regione Catiuscia Marini ha parlato di un'azione di grande responsabilità sociale, negando che vi siano stangate. Su 494.000 contribuenti dell'Umbria, ha detto, circa 8.000 saranno quelli su cui si scarica non una stangata, ma dai 20 ai 25 euro mensili. La Presidente ha dato poi la disponibilità ad accettare qualunque confronto, ma in una fase economica e sociale complicata come quella attuale ci deve essere anche un po' di buonsenso. Lo dico, ha aggiunto, anche in merito alle dichiarazioni fatte da alcuni esponenti politici. La Marini parla di una rimodulazione progressiva, equa e ragionevole, ribadendo che non esiste alcun aumento dell'IRPEF regionale perché il gettito complessivo è lo stesso.